Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. Secondo gli ultimi dati IMSS, il bonus Sud è stato un successo per quanto riguarda gli esoneri contributivi. Nel primo semestre 2021, infatti, i rapporti incentivati sono più che raddoppiati rispetto al 2020. Vediamo insieme i dettagli e i dati nel video. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito. Nei primi sei mesi del 2021 sono più che raddoppiati i rapporti incentivati rispetto al 2020. Secondo l'INPS questa tendenza è stata influenzata dalla decontribuzione Sud. Questo è emerso dai dati pubblicati dall'INPS il 23 settembre aggiornati a giugno 2021. Infatti sono stati raggiunti nell'insieme delle nuove assunzioni a tempo indeterminato e stabilizzazioni della prima metà di quest'anno 883.596 rapporti attivati con sgravi contributivi e vi è stato un aumento di ben il 221,5% rispetto al semestre 2020 e del 112,6% rispetto allo stesso periodo nell'anno 2019. Il motore di questa crescita, come dicevamo, è stato il bonus Sud con la bellezza di 592.045 assunzioni agevolate nei primi sei mesi del 2021. Per quanto riguarda invece l'incentivo esonero assunzioni giovani, secondo i dati ufficiali dell'INPS è diminuito del 64,6% rispetto al 2020 e del 6,4% rispetto al 2019. L'INPS spiega dati influenzati dal fatto che si è in attesa dell'autorizzazione della Commissione europea sull'orientamento al 100% dell'esonero per assunzioni / trasformazione a tempo indeterminato sia per esonero giovani che per incentivo donne, modifica prevista dalla legge di bilancio 2021. E anche per oggi è tutto, se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.